fondatore ormai assiduo dell'ESC e negli ultimi anni ha presentato e continua a presentare anche quest'anno dei metodi per risolvere il cubo di Rubik. Quindi questo talk sarà comunque a proposito di questo tema e quindi non perdiamo altro tempo e a te la parola, Cesare, grazie. Grazie. Allora, suppongo che tutti sappiate cos'è il cubo di Rubik. Io ho preparato pochissime cose, tanto devo farvi solo vedere un piccolo trucchetto che permette di risolvere facilmente l'ultimo strato. Tantissime cose del cubo di Rubik le trovate in rete, in Wikipedia, naturalmente. Quello che ha fatto partire tutto quanto è questo signore qua, Erno Rubik, che negli anni 70 si è inventato il cubo, che è diventato... che è diventato il rompicapo, probabilmente il rompicapo più venduto di sempre. E un altro personaggio importante per questa storia è quest'altro signore, David Singmaster, a cui si deve la notazione con cui si descrivono le mosse sul cubo. E negli anni 80 ha scritto qualcosa. Ha scritto degli articoli molto interessanti dove dice quasi tutto quello che c'è da sapere sul cubo. La notazione forse la conoscete, si indicano con delle lettere le facce frontale con F, quella posteriore back, U per up sopra, D down sotto, R right destra, L left sinistra. Comunque anche queste cose qua si... Già nell'articolo di Wikipedia sono spiegate queste cose qui. L'originale di questa notazione viene fuori appunto da questi disegni di un articolo di questo David Singmaster, professore di matematica in Università di Londra. Allora, la cosa interessante di cui voglio... scusate un attimo, ecco qua. Di cui voglio parlare è di un metodo che permette di risolvere appunto facilmente l'ultimo strato. Questo riesce bene soprattutto a chi ha imparato da solo a fare il primo strato, non tanto imparando pedissequamente le regole, i cosiddetti algoritmi di un tutorial, ma imparando da solo a farlo, perché può riutilizzare questa conoscenza sviluppata tramite un trucchetto che io trovo geniale. Vediamo se riesco a far vedere una simulazione del cubo. Ecco, questa è una simulazione di un sito online. Allora, questo vi faccio vedere le cose su un cubo risolto, perché così si capisce, non ci si confonde troppo con i vari colori. Allora, se sapete risolvere bene una faccia, quasi sicuramente riuscite da soli a ricavarvi una mossa per fare questa cosa qui, cioè su uno strato non modificare niente eccetto rovesciare un cubetto. Adesso io farò una sequenza, ma qualsiasi sequenza va bene, potete inventarvela da voi, per rovesciare questo cubetto giallo e rosso. Questo è semplicemente uno dei mille modi per farlo. Ecco qua, ho fatto rovesciare questo cubetto lasciando intatti gli altri cubetti del strato sopra, non importa come sia stato rimescolato il resto del cubo. Naturalmente, cosa che dovrebbe essere ovvia, se io faccio le stesse mosse a ritroso, questa non era giusta. Come vi aspetterete, il cubo ritorna. Ah, ritorna perfettamente a posto. Rifaccio perché adesso vi mostro il trucchetto. Sto facendo la stessa identica cosa che ormai a memoria.
Se non si sanno le sequenze, anche se si inventano delle sequenze ma non si sanno a memoria, è utile conoscere la notazione per scriversene. Ecco, questa è la situazione col cubetto girato. Ecco la parte sotto rimescolata. Vi ho mostrato che facendo le mosse a ritroso torna tutto a posto, cioè questo cubetto viene ribaltato nuovamente e tutta la parte sotto viene messa a posto. Il trucco adesso è fare una piccola rotazione della parte sopra prima di rifare la sequenza a ritroso. Questo ribalterà un altro cubetto della parte sopra e metterà a posto tutto quello che c'è sotto. Provare per credere. Ecco fatto. Così vi ho mostrato come una sequenza che modifica un cubetto mescolando tutti i due strati sotto può essere trasformata in un'altra sequenza che modifica due cubetti ma non modifica tutti gli strati sotto. Questo non dipende da che sequenza avete usato per rovesciare un cubetto, l'importante è che poi sia stata fatta a ritroso. Quindi non serve che sia fatta come l'ho fatta io, chiunque può inventarsela, basta che abbia un minimo di esperienza di fare il primo strato. Questo meccanismo si chiama commutatore, derivando da una terminologia matematica, e può essere usata per farsi un nuovo modo per risolvere l'ultimo strato. Allo stesso modo si può fare, vediamo se riesco a farvelo vedere, una mossa che fa ruotare in senso orario o antiorario degli angoli. Vediamo se si fa così. Ecco, questo qui è un esempio che fa ruotare in senso antiorario un solo cubetto della faccia sopra rimescolando tutto il resto. Anche qui farla a ritroso porta tutto a posto. Farla a ritroso dopo aver fatto un piccolo giro della faccia sopra mette sotto tutto a posto e ruota quest'altro cubetto in senso orario. Lo stesso dicasi per gli scambi di cubetti nell'ultima faccia. Uno scambio che mescola sotto si può trasformare in un doppio scambio che rimette a posto tutto sotto. Questo è sostanzialmente tutto quello che volevo dirvi. Se volete, domani facciamo un laboratorio per vedere in pratica come si può fare. Quindi questo è tutto. Ultima cosa, questi link ai vari siti, poi se volete li mando sulla chat di Telegram. E questo è tutto, se c'è qualche domanda. Ho visto che sai risolvere il cubo da solo, cioè senza ausili, cioè imparato gli algoritmi. Quanto ci hai impiegato? Ah, se vuoi ti racconto la storia. Il primo cubo me l'ha regalato nel 1980, quando è uscito a livello mondiale. Avevo imparato un po' a farlo, ma non ero tanto sicuro, non mi riusciva sempre. Poi si è rotto, l'ho buttato via. La cosa è riemersa nel periodo del Covid, che eravamo tutti chiusi in casa. Mi sono comprato un cubo e ho cominciato a guardare su internet, che all'epoca nell'80 non c'era, a vedere vari metodi, ne ho imparati un po', e questo metodo deriva da un video che c'è nei link di una conferenza fatta in un'università australiana qualche anno fa. Io ho cercato di sintetizzarlo e renderlo più accessibile, poi potendo fare un laboratorio diventa meglio che vedersi un video su internet.
Ci sono altre domande al volo per Cesare? Bene, allora grazie Cesare per aver condiviso la tua conoscenza ed esperienza.